stata una segreteria drammatica, scandita anche dalle notizie di AD. Ma credo che per Sinistra Ecologia e Libertà questo sia il giorno più difficile. Una comunità, quando la sua rappresentanza istituzionale si spacca in una maniera così plateale, è una comunità sicuramente ferita. Tuttavia l'oggetto, diciamo, della contesa che si è sviluppata in questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, ha a che fare su ciò che debba essere la sinistra in questo paese e su ciò che debba essere la sinistra anche nei confronti di un governo che ha un leader, un premier dotato di una straordinaria narrazione, di una grande capacità di consenso. Io penso che una forza di sinistra debba essere innanzitutto una forza anticonformista, che non smarrisce mai la bussola, che è quella dei diritti delle persone, dei diritti di libertà, della giustizia sociale. Credo che immaginare che questa bussola possa portare oggi a sostenere l'area del governo Renzi sia uno sbandamento, un andare fuori dalla strada. E per questo sono molto dispiaciuto, considero un errore politico quello di coloro che abbandonano un partito come Sinistra Ecologia e Libertà che non si chiude. Non vogliamo entrare nell'area di governo, non vogliamo sostenere il governo Renzi, non ci è piaciuta per nulla la riforma del mercato del lavoro, quindi questo è l'oggetto, diciamo, della divisione. Ai compagni e le compagne che vanno via, ai parlamentari che vanno via, facciamo gli auguri, perché spero che se continua il tempo maledetto delle fratture, speriamo che non continui il tempo maledettissimo delle contumelie, degli insulti, delle descrizioni caricaturali gli uni degli altri. Sono compagni e compagne straordinari. Gennaro Migliore è un dirigente politico diciamo che noi abbiamo talmente stimato da indicarlo come capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, e per me, come ho già detto, è un figlio. E quindi sento anche il dolore, diciamo, di questa perdita, una perdita forte dal punto di vista delle relazioni umane di questa comunità. Noi pensiamo con tutta la nostra comunità di dover permanere all'opposizione per costruire col PD un dialogo, per sfidare Renzi a fare ciò che è necessario che faccia, cioè cambiare agenda politica, combattere contro la crisi, contrastando le politiche di austerity. Un fallimento politico, questa spaccatura, e lei pensa un passo indietro alla leadership di Sella? La mia e il mio ruolo di leader è sempre e da sempre a disposizione. Per me, diciamo, è una fatica supplementare rispetto a quella che faccio governando una grande regione del sud. Ma chi è andato via ha messo in discussione la sua leadership? Ha messo in discussione Sinistra Ecologia e Libertà, come non credo che ci siano questioni che riguardino le persone. Ci sono questioni sia da parte nostra che da parte di chi va via che riguarda la linea politica, ma la linea politica che ci siamo scelti è stata scelta da un congresso recente e ribadita da un'assemblea nazionale in cui il documento Vendola ha preso il 95% dei voti. Non ci posso far niente se, diciamo, così è.